Sì, poi siamo anche contenti perché c'è una bella notizia molto interessante. Molte volte ci si lamenta che i soldi pubblici vengano spesi male. E come sapete, il satanismo è un allarme sociale molto consistente. E ben fatto, hanno fatto i comuni veneti che hanno stanziato soldi per fare un corso di aggiornamento ai loro vigili. E leggo dal Corriere del Veneto che dice: perché adesso gli agenti vanno a lezioni di difesa personale, lingue straniere e pure satanismo. Era importante che potessimo avere i vigili urbani specializzati in satanismo. L'articolo è preso dal Corriere del Veneto, mercoledì 14 giugno, Treviso, vigili a lezioni di esoterismo e judo. Io adesso non so quale sarà il docente che andrà dai vigili urbani Indovina. a insegnare cos'è l'esoterismo e cos'è il satanismo. Certo che io reputo fondamentale per un vigile urbano che sia preparato ad affrontare i satanisti, sai, se un satanista supera i limiti di velocità c'è un aggravante, e puramente, sai, se uno supera i limiti di velocità fa un 666 km all'ora, sì. E però pensate che chi si lamenta dei tagli, richieste di adesione a 70, da 70 sindaci della regione. Allora, visto che i carabinieri non hanno trovato i satanisti, visto che non ci riesce la Digos, non ci riesce la Guardia di Finanza, non ci riesce la polizia, speriamo che i vigili siano più fortunati. Le cose sono due: o cerchiamo Babbo Natale o non lo cerchiamo. Se non viene arrestato Babbo Natale, perché non si cerca? Cioè, sai, io leggo l'occhiello. La struttura nata dal consorzio di un gruppo di amministrazione della Marca finanziata dalla giunta Galan. Poi mi risulta che la sanità veneta abbia dei problemi di finanziamento. Certo che è meglio mandare i vigili urbani a sapere cos'è il satanismo che pensare alla gestione della sanità No, pubblica. secondo me hai capito male, Francesco. E il problema vero è un altro: siccome i satanisti non esistono, hanno pensato bene di costruirli e hanno pensato bene di fare una scuola per vigili urbani, sperando che qualche vigile urbano si faccia satanista e finalmente fondi il satanismo per cui possiamo fare le sette antisataniche. Cioè, hai capito la strategia? È questa in fondo. Perché vedi, i cattolici devono insegnare ai vigili urbani come sono i satanisti, sperando che i vigili urbani si facciano satanisti. Sì, ecco, tra l'altro, il fatto, il luogo a cui viene fatto il corso, che è Spresiano a Treviso, è famoso perché ci fu una famosa presentazione del libro nel Labirinto delle Sette, riservata a cattolici Povero demente, che di cui sono. non sapemmo appunto che c'era la presentazione, e andammo a guastare questa presentazione. Casomai sarebbe appunto curioso sapere qual è il docente che riesce a informare, a preparare i vigili su un corso per satanismo. È comunque incoraggiante. E pensate appunto che l'amministrazione pubblica non fa un controllo di spesa. E poi, ricordiamolo, l'orchestra del Veneto di Padova rischia di chiudere perché non ha 400.000 euro. Io penso che se non si dava il compenso di satanismo a chi andava a insegnare ai vigili urbani cosa è satanismo, forse se si dava all'orchestra del Veneto la cosa era migliore. Scommetto che non pagheranno Marco Dimitri Non per spiegargli che cos'è il satanismo, so se perché, tra l'altro, cioè dice appunto che l'ente è stato promosso anche da sei comuni trevigiani. Satanisti? Ma guarda, cioè proprio, quello che trovo strano è che non siano così bravi da dirci che sono i docenti di certe materie, insomma. Comunque sapete che appunto che la Regione del Veneto finanzia un corso per vigili urbani. Mi raccomando, se vi fanno i vigili urbani, evitate Sì. qualcosa che vi danno l'aggravante. Una cosa Comunque aspettiamo il primo ricorso di giudice di pace contro una multa per satanismo data da qualche vigile, insomma. Vabbè, va a finire con la solita buffoneria, ma al di là di questo è grave il fatto che delle persone credano ancora a Babbo Natale, cioè effettivamente si vuole fomentare quello che è il disagio sociale, quello che è lo scontro sociale, l'odio sociale. E in realtà ciò che dovrebbero essere addestrati è levar via i crocifissi perché sono un'offesa
alla Costituzione della Repubblica e mettere al posto del crocefisso i simboli della Repubblica, che sarebbero molto più sani e molto più legati a quella che è la morale civile, anziché sputare sulla morale civile con un delinquente, mettendo l'immagine di un delinquente che va in giro a ordinare di sgozzare chi non si mette in ginocchio davanti a lui. Veramente mettere il crocefisso significa esaltare i campi di sterminio ed è veramente una vergogna. Sì, poi c'è un discorso di attualità che è giusto fare, visto che c'è appunto l'anniversario del referendum sulla fecondazione assistita. A questo punto il referendum è stato visto dai cattolici come una vittoria, e visto che qualche politico, almeno ha l'intelligenza di essere politico, cioè nel dire... Sarà dura, anche se comincia a esserci, comincia un po' a muoversi un po' di consapevolezza, sì, anche fra molti cristiani oltretutto, sì, sì, no, ma stupisce un po'. Sì, ma anche perché si rendono conto che i limiti messi alla ricerca scientifica sono limiti dannosi per tutti, che non sono certo portano nessuna parte, insomma. Penso che anche un cristiano sia più importante stare bene nel corpo che salvare la sua anima. Poi dirà che farà di tutto perché la sua anima va nel paradiso, ma si guarderà bene che l'involucro della sua anima sia ben conservato e non stia così male. Ma allora, appunto, vedete, il discorso di imporre le cose agli altri. In Italia c'è stato un referendum sull'energia nucleare e si è detto che l'Italia non deve partecipare in Italia allo sviluppo della ricerca sull'energia nucleare. Nulla vieta che lei non vada in giro per il mondo e si compri centrali nucleari, perché appunto la legge vale per l'Italia. Nel momento in cui nella comunità europea si dice come comunità europea diamo il via alla ricerca scientifica, è normale che quello che non può essere fatto in Italia possa essere fatto all'estero. Allora, se noi ci troviamo nella condizione di non poterlo fare, vabbè, se la collano gli altri, a noi diamo il riconoscimento politico. Eppure, di fronte a una nazione che è intelligente... Quella di Mussin, sì, parlando. Sì, nel senso, se, pur avendo la massima antipatia per tutti gli uomini politici, Mussi incluso, però trovo che dal punto di vista della pratica politica sia intelligente, perché dice, vabbè, noi in Italia la legge purtroppo la abbiamo così, se possiamo avere qualche beneficio ce lo facciamo da degli altri. Il problema era anche uno di ordine di procedura giuridica, cioè nel senso che la firma a quel documento fatto a Strasburgo, che era stato messo dal governo precedente, era stata messa quella firma senza nessun dibattito parlamentare, cioè fu una scelta del singolo ministro che mise quella firma sotto quel documento, per cui una scelta personale che era chiaramente in linea con le direttive della Chiesa Cattolica. In pratica il ministro precedente cosa aveva fatto? Si era messo sulla tente e ha detto signor sì al Vaticano e aveva messo quella firma, senza dibattere in Parlamento e senza prendere una decisione nazionale o collettiva. Chiaramente davanti a una situazione del genere, chi ha delle idee contrarie, dato questo precedente, può fare esattamente la stessa cosa, cioè depennare quella firma. Cioè, se un ministro fa un'azione, sì, senza dibattere il Parlamento, il ministro seguente fa la stessa, esatto, azione senza dibattere il Parlamento. Se il potere è il potere, sì, qual è la differenza? Qual è la differenza? Cioè, se volevamo incazzarsi prima perché non ne aveva discusso il Parlamento, dovevamo incazzarsi prima quando non è stato discusso in Parlamento, e questo è un problema di procedura. Qual è il problema grosso? È che il ministro che ha messo la firma si era messo sulla tente davanti al Vaticano, e Mussi non è che non si mette sulla tente davanti al Vaticano, però ha un minimo di dignità, diciamo, o ha qualcosa di diverso, se vogliamo, non è importante. Comunque, in ogni caso, ha detto quella firma la levo, per cui non c'è nulla di scandaloso l'uno all'altro, semmai scandaloso è chi si è messo sulla tente davanti al Vaticano per stuprare i bambini, cioè per distruggere la vita e per distruggere le società civili. Dato la legge in Italia, la legge è legge, cioè nella misura in cui c'è una legge va rispettata, anche se abbiamo visto che la legge sull'aborto i cattolici non hanno mai rispettato, esatto, hanno sempre fatto pressioni criminali e terroristiche nei confronti delle donne che vogliono abortire, ma veramente hanno fatto azioni di terrorismo sparando nella loro psiche nel modo più infame, più vigliacco, e sono stati favoriti dalle istituzioni in questa loro azione di devastazione. E in Italia, per fortuna, non succede come negli Stati Uniti, che i medici aborti sono uccisi. Oltre a questo. E
Pertanto non c'è assolutamente nulla di scandaloso in quello che ha fatto Mursi, anzi era scandaloso ciò che era stato fatto prima, perché quella firma va a incidere sulle altre nazioni, cioè, e non sulle proprie, cioè sulla propria nazione e sulle proprie decisioni. Pertanto non trovo assolutamente niente, solo che il Vaticano si è accorto che le persone possono pensare, cioè lui ha molti cattolici, ma, cioè, ma è anche logico che un politico dica: se io posso portare a casa un risultato per il mio paese senza creare dei problemi all'interno, mi sembra, da meno dal punto di vista della logica, che uno si curi di questo. Se dice: se questa promette qualcosa, può garantire qualcosa, o posso trarne un beneficio, che questo beneficio non lo posso lavorare nel mio paese, però posso sfruttare gli altri. Cioè. Ma comunque, in ogni caso, avevamo già rilevato noi qualche anno fa, Francesco, 6-7 anni fa, che il Vaticano non aveva più la mediazione di politici come nella Democrazia Cristiana, ma stava entrando in prima persona a giocare sul piano sociale, ed era una novità che si era presentata con Wojtyla, cioè l'ultimo Wojtyla, negli ultimi 7-8 anni, insomma 9 anni, dove ha cominciato a entrare pesantemente, col Giubileo, diciamo, ecco, grosso modo, ha cominciato a entrare pesantemente nella vita sociale. Bene, da allora, vi ricordate le esternazioni di Ruini, le esternazioni di Sodano, le esternazioni, beh, anche questo qua a Scola, uno dei prossimi papabili, insomma. Cioè, le loro esternazioni sono diventate esternazioni in prima persona, cioè agiscono sui giornali in prima persona, agiscono sui sindaci in prima persona, agiscono nella devastazione territoriale in prima persona, cioè stanno effettivamente sono costretti a manifestare se stessi. Chiaramente, davanti a questa posizione di intervento in prima persona del prelato, dell'alto prelato di Ratzinger stesso, le sue esternazioni sui Pax sono qualcosa di vergognoso, è una vigliaccata infame, ed è una vigliaccata anche come i giornali lo stanno usando, alcuni giornali stanno usando la cosa. Ebbene, stanno davanti a queste esternazioni, diciamo così, dei prelati in prima persona, chiaramente c'è qualche politico che si ricorda che lo Stato è laico e forse dice: sa, anche a me un po' di dignità, forse. Chiaramente quando ci sono quelle azioni le guardiamo sempre con un po' di rispetto, non andiamo certo a condannare uno che fa delle azioni che sono migliorative sì. Del presente, anche se è cristiano, cioè noi capiamo che nel cristianesimo ci sono tante sfaccettature, come ci sono fra i musulmani, come ci sono fra i buddisti. Ma se un politico è antipatico, per una volta dice una cosa giusta, fa la cosa giusta, non mica noi possiamo prendere per partito preso e dire no, gli diamo torto, cioè gli va riconosciuto anche se fosse stato cattolico, esatto, cioè anche se anche Buttiglione avesse fatto la stessa cosa, per quanto antipatico possa essere Buttiglione, avesse fatto una cosa del genere, dice: io sottoscrivo a livello europeo una cosa del genere, gli andava riconosciuto un po' di intelligenza. Ma guarda che Buttiglione è stato cacciato via dall'Europa perché ha voluto lui essere cacciato via, cioè, perché se lui avesse distinto la sua posizione personale dalla sua posizione politica, cioè dalle politiche che avrebbe intrapreso, sarebbe stato accettato in Europa anche se era un cattolico integralista. È che al momento della discussione in Commissione europea non ha distinto le due cose. E questo era inaccettabile per l'Europa, cioè non è che non vai a fare il ministro europeo solo perché sei cattolico, perché sei di una religione o un'altra, ma perché fai coincidere certe posizioni tue in contrapposizione alle regole, in contrapposizione alla Costituzione europea. E chiaramente, se tu a un certo punto ci sputi sulla Costituzione europea e preferisci le tue regole morali, è chiaro che non viene accettato, perché fai danno. Ma se voi pensate il potere che ha, stato sull'attualità, io ho letto delle dichiarazioni che c'è una conduttrice televisiva di un programma televisivo, che non so come si, non penso che sia un programma culturale, che dice: io vengo cacciata perché le mie posizioni non sono d'accordo col Vaticano. E poi c'è un direttore, se no dice: fa, non penso che il Vaticano si interessi di queste cose, quando la cultura della televisione italiana è piena di racconti, di storielle, di intromissioni anche sulle cose anche più stupide. Andrebbe denunciata la RAI per attività di evasione. Sì, il fatto che un direttore della RAI dice: mi sembra strano che il Vaticano si interessi di queste cose, significa che vuole fare lo struzzo, perché cioè, sono famose le cose che il Vaticano ha fatto anche sulle cose più stupide televisive. E questo dimostra il come la cultura venga fatta e come si cerca di salvare in qualsiasi caso il monoteismo, il cristianesimo, il cattolicesimo. Se voi pensate che, parlando sempre sul fatto della fecondazione assistita, che un cattolico dice: niente moratorio sui temi etici,
i DS non siano monolitici, cioè i cristiani e i cattolici sono monolitici, gli altri non si possono permettere di fare una coerenza su un tema laico, no, perché sennò sarebbero integralisti, sarebbero duri, perché tutti quanti si devono rassegnare, piegare, inginocchiare di fronte al nostro potere. È un problema abbastanza grosso, cioè è un problema che si ripropone anche con le votazioni della prossima Costituzione, no? Sì. Al di là di cosa uno voti o non voti, o cosa passerà o cosa non passerà, voi ricordatevi sempre una cosa: se voi fate una legge per cui quelli col naso storto vanno in galera, non è mica detto che il vostro sia il naso dritto, cioè mettetelo bene in testa questo, cioè se fate delle leggi o dei provvedimenti che siano discriminanti rispetto a qualcuno, ricordate, in quel momento siete voi stessi che potete essere discriminati. Cioè se il Berlusconi si fa una legge ad persona per riuscire ad essere il primo ministro inamovibile, non è mica detto che il primo ministro inamovibile sia proprio Berlusconi, può essere quello della parte avversa o può essere uno peggiore da un lato o uno peggiore dall'altro lato. Cioè, stiamo attenti quando vogliamo modificare certi meccanismi, perché in realtà vengono modificati pensando che quei meccanismi servono a, ma ci sono altre teste che pensano nel frattempo, ed è un po' pericoloso, diciamo così, l'assolutismo. Sì, ma se voi pensate all'assolutismo, è presente in qualsiasi momento. Proprio in questi giorni è uscito un libro che si chiama Idealisti all'Indice, e ci sono due pensatori, due filosofi che sono importanti in Italia. Uno è Benedetto Croce, l'altro è Giovanni Gentile. Bene, di questi due pensatori, di questi due grandi filosofi, che si possono condividere la loro filosofia, le loro scelte politiche, esistenziali, individuali, cioè, che è successo? Che siccome avevano il coraggio di cercare di pensare con la loro testa, di formare un pensiero che non fosse completamente sottomesso al cristianesimo, furono messi all'indice. E c'è appunto questo articolo uscito sul Corriere della Sera che dice, fa, Gemelli, padre Gemelli gesuiti e il Papa Pacelli chiesero la loro condanna perché fossero messi all'indice. E cosa avevano fatto? Solo di pensare, di scrivere e di dire le cose, perché non... Benedetto Croce e Giovanni Gentile cosa hanno fatto mai di pratico? Non hanno fatto mai niente. Sono solo docenti universitari. E solo per essere docenti universitari che insegnavano, che scrivevano, perché, cioè, cosa possiamo ricordare di un'azione concreta? Cioè, non hanno neanche preso la multa da un vigile che aveva fatto questo satanismo perché avevano violato il limite di velocità. Avevano fatto soltanto, cercato di pensare, con idee molte volte non condivisibili, perché logicamente avevano una visione che noi non potremmo condividere, però se uno pensa, se uno propone, se uno idea, se uno ha delle argomentazioni, ha delle filosofie, una visione del mondo, nulla di particolare che la possa esprimere. E no, eppure questi due filosofi, considerati fra i grandi italiani, Giovanni Gentile e Benedetto Croce, qualcuno molto importante cercò di metterle all'indice. E poi abbiamo giornalisti che dicono, fa, non penso che il Vaticano si interessi anche alle trasmissioni televisive. No, si interessa proprio, cioè, se voi pensate il casino che ha sollevato per il codice Da Vinci, è stata una cosa veramente incredibile. E la responsabilità del codice Da Vinci era quello di portare a livello di massa, a livello di discussione, nella situazione attuale, quello che era una visione diversa di ciò che in realtà è una truffa, e di svelare che in fondo la Chiesa Cattolica ha raccontato una truffa, insomma, per cui fate un po' voi. Che c'hai, Francesco? Dimmi, ho visto. Posso, che... no, posso dire una cosa, sì, che è divertente. Sempre sul referendum della fecondazione assistita. Certe volte si dice che la vittoria di tipo dell'astensione fu dettata dalla capacità della Chiesa di convincere. In realtà, appunto, sappiamo che la Chiesa non è stata capace di convincere. No, non ha convinto bene. E scrive Ilvo Diamanti un suo articolo: se la Chiesa sta all'opposizione, cioè dice per la prima volta la Chiesa Cattolica non ha un partito che possa, di cui si possa fidare al 100%, e di conseguenza deve stare, appunto, a fare opposizione, a essere presente e ad agirsi. Però, stando sulla fecondazione assistita, dal Corriere del Veneto, spermatozoi, ora c'è l'identikit. A Padova, selezionati quelli efficienti, passo avanti per la fecondazione. Vabbè, no, la notizia potrebbe sembrare così, una notizia insignificante, ma chi ha fatto questa ricerca è
il presidente del comitato per l'astensione. Cioè, come dice, io non si posso, come in Italia non si può fare la ricerca sull'embrione, almeno lo facciamo sugli spermatozoi. E quello che ha fatto questa scoperta è lo stesso che faceva parte del comitato Scienza e Vita, che faceva la campagna per l'astensione appunto sul referendum sulla fecondazione assistita. Come vedete, le cose sono strane, però per quanto il monoteismo cerca di fermare la ricerca o di cercare un qualcosa, questi sono andati avanti per un'altra via, perciò non possono bloccare la ricerca. Di conseguenza sarebbe più logico, più intelligente, più abile, più astuto o più scontato, più normale che si ponessero delle regole. Vedi Francesco, a loro interessa soltanto il dominio e il controllo della società italiana, il cristianesimo, non interessa altro. Perché in realtà in tutto il mondo questa ricerca ormai viene fatta in India, viene fatta in Cina, viene fatta in Corea, viene fatta in Giappone, viene fatta dappertutto, viene fatta negli Stati Uniti. Pertanto sia che si sappia che viene fatta, sia che non si sappia, perché dopo viene fatta anche senza divulgarla, non è mica detto che si debba divulgare, si fa comunque quella ricerca. Pertanto è solo una buffoneria, cioè serve soltanto per dire noi abbiamo il controllo delle persone, noi abbiamo il dominio del pensiero delle persone. Le persone non devono avere il pensiero, un pensiero di liberazione dal punto di vista del popolo, dal punto di vista della gente. Perché ciò che è stato importante è dimostrare che loro avevano la capacità di agire sulle persone. Però vi ricordo che in realtà là fu un altro tipo di discorso, quella della fecondazione assistita. Beh, vogliamo dare un esempio di come le cose cambiano e di come ci sono persone che sono capaci anche di far cambiare certe regole. Sapete che la Turchia è un momento di discussione. E a me, sinceramente, pensare che di dire che esistono dei schieramenti, che tutto quanto è monolitico, non è una tesi che mi risulta favorevole. E allora, perché voglio dire questo? Perché in realtà in qualsiasi parte del mondo esistono persone che si danno da fare contro il loro monoteismo. Come noi ce lo facciamo, combattiamo contro il monoteismo qui in Occidente, che è quello cattolico e cristiano, d'altra parte c'è gente che con più maggiori rischi lo fa. E allora voglio ricordare un ragazzo turco, Mehmet Tartan, 18 anni. Cosa ha fatto questo ragazzo di 18 anni? Aveva scelto di fare l'obiettivo di coscienza e rifiutare il servizio militare. Un'opzione non contemplata in Turchia, dove la leva obbligatoria è di 15 mesi, ma prevista dalle norme europee. Norme che Tartan aveva chiesto di applicare, chiedendo l'assegnazione a un servizio civile alternativo. Se si fosse semplicemente dichiarato gay, il ragazzo sarebbe stato escluso automaticamente dall'esercito. Ma lui ha voluto tenere il punto ed è finito in carcere, rilasciato solo grazie a una sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo che sull'obiezione di coscienza ha multato la Turchia. E ora pensate che basta la volontà di un ragazzo di 18 anni, non in Italia, in Turchia, per riuscire a far cambiare le leggi, anche perché di fronte a questo ragazzo non è stato solo, perché ci sono stati intellettuali e giornalisti che l'hanno difeso. E questo dimostra che in qualsiasi parte del mondo, anche nei paesi che possono sembrare più integralisti, tipo l'Arabia Saudita, c'è qualcuno che si accorge che il monoteismo comincia a essere un po' pesante. Io vorrei sottolineare un altro aspetto, cioè l'importanza della comunità europea e delle relazioni che la comunità europea ha con la Turchia. Cioè, quando qualcuno dice lasciamo fuori la Turchia dalla comunità europea, in realtà va a offendere la comunità europea, cioè offende l'Europa, pensando che l'Europa sia debole rispetto a un Islam, pensando che i principi etici, morali e sociali europei siano deboli rispetto a un Islam. In realtà è necessario un processo chiaramente di integrazione che avrà i suoi tempi, le sue tappe e le sue contraddizioni, questo è fuori discussione. Però per esempio in questo caso la comunità europea ha dimostrato di avere la capacità di agire all'interno della Turchia e di fargli accettare un principio che la Turchia non aveva mai pensato di dover applicare. Ma vedi, un discorso fondamentale io lo farei in maniera diversa, cioè, a me delle istituzioni possono non interessare. A me interessa che un ragazzo turco di 18 anni
sapesse quali erano le regole, si sia puntato e abbia fatto una lotta, non certo facile, perché non è fare l'obiettore di coscienza d'Italia. Indubbiamente l'ho pagato al ragazzo, l'ha pagato. Sì, ma significa anche, capito, se era cosciente di cosa andava incontro, ma soprattutto non era impreparato perché conosceva le norme. Non dimentichiamoci che 30 anni fa anche in Italia si andava in galera chi faceva obiettore di coscienza. Adesso è eliminato la leva. Sì, ma vedi, al di là dell'obiettore di coscienza, sono d'accordo con te, e la capacità di questo ragazzo di 18 anni in Turchia di combattere una battaglia non certo facile. Perché 30 anni fa fare una cosa del genere in Italia era anche abbastanza, cioè non avevi l'opposizione popolare, non c'era l'opposizione popolare, in Turchia le condizioni, diciamo, ambientali e sociali sono decisamente diverse rispetto all'Italia degli anni 50, eppure anche lì c'è gente. Comunque c'è un processo di trasformazione che è in corso, questo è importante, e ci siano sensibilità delle persone che effettivamente hanno bisogno di questa trasformazione. Cioè, non c'è solo l'integralista, come qua ci sono gli integralisti, insomma. Sì, cioè, ma questo è per dire che in qualsiasi parte del mondo non sono tutti di un solo stampo, di una sola forma, non sono tutti quanti uguali. Cioè, qualche settimana fa abbiamo ricordato in Iraq tre giocatori di tennis che hanno potuto farsi morire perché portavano i calzini corti che accettare l'imposizione moralistica che dovevano coprirsi le gambe. Cioè, no, effettivamente esistono, anche in Iran esistono delle forze. In Afghanistan sono state donne al Parlamento che sono intervenute in maniera chiara, ad esempio, sulla loro condizione. Abbiamo i fuochi di Nimruz, che fra poco si accenderanno per il solstizio d'estate. E dite poco voi. Cioè, per me è una cosa notevole, e sono l'unica vera opposizione che esiste in Iran, ed è un'opposizione religiosa, al di là che il rischio veramente grosso è che l'Iran cada in una guerra e là viene annullato tutto, cioè tutti gli sforzi che vengono fatti dalle persone vengono annullate, e questo sarebbe veramente un disastro. Però va bene. Sì, difatti dicevamo appunto che pensate che in Afghanistan noi discutiamo di quote rosa, ci discute su quante donne mettere all'interno del Parlamento, di quante donne hanno diritto di entrare in Parlamento, se fare una legge. Benissimo, per quanto riguarda l'Afghanistan esiste una legge in cui il 27% dei seggi sono riservati alle donne. In Italia mi sembra che le polemiche su quante donne si possono essere in Parlamento sia molto più ampia. Allora, sono più arretrati loro o sono più arretrati dal punto di vista politico? È sempre il solito discorso, no? Cioè, l'integralismo lo viviamo sia in Italia sia in Afghanistan, no? Chiaramente esistono tempi e modi diversi di uscita da questo integralismo, e ci sono crepe che si aprono nel monolita monoteista diverse, cioè, per cui noi ne apriamo alcune, in Afghanistan ne aprono altre, in India ne aprono altre ancora, perché è un problema anche sotto certi aspetti anche l'induismo, anche se noi abbiamo dei legami con gli induisti, ma non è che certe ci piace tutto al 100%, anzi, e così si aprono comunque delle crepe da tutte le parti. D'altronde i Sikh, per esempio, sono molto amati in India, perché i Sikh sono fra quelli che hanno resistito faccia a faccia con l'avanzata piuttosto preponderante, piuttosto violenta dell'Islam. Però anche i Sikh hanno i loro problemi, e al loro interno ci sono vari movimenti diversi. Ma d'altronde, se una società civile si muove sulle idee, si muove sui propositi, se si muove sulla vita, vengono fuori delle cose positive. Se una società civile è costretta a difendersi con le armi, non so, mi viene sempre in mente quella specie di, fra virgolette, capo popolo della Siberia, no? Che voleva fare delle riforme in Siberia, e a un certo punto ha dovuto mollare le riforme, mettersi a testa delle renne e portarle a sud, perché il freddo gli avrebbe fatto morire. Per cui, insomma, le condizioni di vita a volte ti costringono a fare altre scelte, no? Va bene, Francesco, va. Sì, possiamo dare un annuncio di due libri. Ah, anche tre. No, beh, che sono di un autore, Giuseppe Conte, che per chi l'ha letto sa che è un bravo poeta, ha scritto anche
I paesaggi di Hermes, che era un testo un attimino più sul saggistico rispetto alla sua poesia, ha scritto parecchie opere molto belle, alcune che non sono piaciute anche al Vaticano e che sono state polemiche. Ad esempio, parlo nell'83 quando uscì il suo romanzo L'Oceano e il ragazzo, il romanzo non fu molto apprezzato in ambito ecclesiastico. Bene, il Corriere della Sera appunto recensisce questa nuova opera di poesia di Giuseppe Conte, si chiama Ferite e rifioriture, della Mondadori, costa 9,40 euro, fa in una Liguria neopagana l'eterna rifioritura del desiderio di amare. Ed è uscito anche un altro libro di questo autore, che è Lettera ai disperati sulla primavera, Ponte alle Grazie. E sono due io ho letto parecchie poesie di Giuseppe Conte, queste opere non le ho ancora acquisite, non le ho ancora lette, non le ho ancora sfogliate, perciò non vi posso dire granché, però posso dirvi di quello che ho letto. Ed è un autore che ha una sensibilità, un incanto per il mondo, un'attrazione per il mondo, per la natura, che è enorme. Perciò, se volete dedicarvi alla lettura della poesia, che non è certo fra le letture più facili, le più agevoli, e non è neanche quello che ha una grandissima diffusione, io vi consiglio appunto questi due libri di Giuseppe Conte, Ferite e rifioriture, della Mondadori, 9,40 euro, e Lettera ai disperati sulla primavera, di Ponte alle Grazie, 11 euro. E della Lettera ai disperati sulla primavera dice che è un vero manifesto politico-letterario, in cui il poeta rivendica la natura, la cultura come energia spirituale alimentata dalla passione per la bellezza, esalta la non omologazione. Andatelo a leggere, io spero di aver trovato il tempo di leggere anche questi libri. Comunque Conte è un libro, uno scrittore che vale la pena di avere in biblioteca, a mio avviso. Posso invitare a non leggere un libro? Sì. Allora, assolutamente non dovete leggere il libro di Lucio Russo, perché che si intitola Le illusioni del pensiero. Perché questo? Perché meglio che vi ascoltate i dibattiti del Crogiolo dello Stregone. Comunque, questo Russo è l'autore di un libro di psicanalisi dal titolo Illusione del pensiero. Fra le altre cose, nella sua intervista, e sarò brevissimo, che appare sulla Repubblica del 13 giugno 2006, dice: come si forma questo mondo di illusioni distruttive che porta al dolore mentale? E dice: dalla delusione eccessivamente precoce, dal velo sulla crudeltà del mondo reale strappato brutalmente. Succede quando il bambino non si è sentito immaginato dalla madre, protetto dallo scudo dell'immaginario materno, e viene catapultato nella ferocia della realtà che gli risulta insopportabile. L'illusione perduta troppo presto dal bambino non ancora organizzato, che, per dirla con Winnicott, per vivere ha bisogno della madre, scatena il pensiero psicotico, e così via. In pratica non è altro che un libro psicanalista, diciamo così, che va ad analizzare quelli che sono, quello che è la mente come macchina dei sogni, macchina delle illusioni. E questi sogni, queste illusioni che vengono fabbricate dalla mente vengono usate dal condizionamento educazionale per costruire delle persone a propria immagine, soltanto che per farlo occorre buttare le persone nella malattia, in quanto disarmate davanti alla vita, disarmate davanti alla realtà. Non vi consiglio di leggere questo libro, che si intitola Le illusioni del pensiero. Vi invito invece ad ascoltare i dibattiti sul Crogiolo dello Stregone, è estremamente più utile. Comunque la stessa cosa, non cambia molto, anche se questo è psicanalisi, l'altro invece è strategia di vita. Bene, Francesco, allora poi vediamo via le telefonate, visto, ecco, che vedi, l'altra volta si sono lamentati perché io non ho fatto telefonate praticamente, adesso che ci sei tu sono costretto a mandare via le telefonate. Ai, mi sento obbligato, mi sento come si dice, costretto nelle mie, vabbè, 049 700 700 049 700 838. Non so se hai parlato dell'articolo sul MUT che è apparso sul Mattino di Padova o... ne ho accennato, che è apparso quella giornalista che si è infiltrata fra i... Ma da quello che mi risulta, non ho fatto tempo a leggerlo, c'è stata una ragazza, la Cristina, che partecipa al MUT, che ha mandato una lettera di spiegazioni al Mattino di Padova, che il Mattino di Padova ha pubblicato.
spero di riuscire a recuperare il giornale per vedere. Sì, mi è stato detto da William questo, cioè William mi ha mandato questo, però sembra che non ne parlasse molto bene, insomma c'era anche una lettera di critica. Sì, beh, chirurgicamente la giornalista aveva presentato in maniera così folcloristica forse l'Inmut, e soprattutto perché per la frase finale diceva che l'incontro dell'Inmut era un qualcosa per sfuggire alla frustrazione, cose del genere, insomma. Fatalità era uno dei mutti in cui non c'ero. Vabbè. Pronto? Ciao! Ah, sì, sadici però, eh! Davvero? Cosa che mi casca la linea! Attaccai il telefonare, e come mi stai a seguire! Ma va, ti vedo! Che gente che siamo! Bene, bene! Bene! Che sei un bel articolo! A proposito, dopo parliamo di Giuseppe Conte, perché ha scritto le belle opere anche dei collegori a Garzantina qua. E che sei su Repubblica di oggi parla di staminali, che ha trovato su Matthew, che sei trovato quella del ringiovanimento? Sì. Tu, no, l'ho visto su televideo ieri, non l'ho fatto una, oggi. C'è una pagina qua, c'è mezza pagina di pubblicità comunque. Beh, come sempre. E dopo che c'è bioetica, lite tra cattolici su Corsera, Corriere della Sera. Lite tra cattolici e alleanze nazionali, disertiamo l'intergruppo, la solita roba. Sì, beh, cioè praticamente si stanno giocando i voti della Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica si sta accorgendo di aver sbagliato il cavallo. E allora non sa come recuperare. Infatti ho una lamentazione su una Repubblica che il Prodi non è ancora andato a omaggiare Ratzinger. Niente. Non è ancora andato ed è molto grave, dicono loro. Magari non ci ha semplicemente pensato, non era, cioè, chissà di chi è la colpa, ma dice sempre qualcuno. Insomma, dai. Adesso torniamo con il primo titolo, Francesco, Giuseppe Conte. Beh, dunque il primo titolo è Ferite e rifioriture. Rifioriture della Mondadori. Sì, buon scritto. E che altro se... Lettera ai disperati sulla primavera, punta alle grazie. Benissimo, l'ha fatto tutto. E anche quello della Faci, i legionari di Cristo. Sì. Sì, ma ne ho mai avuto, passare ora e detto che ne ho avuto. No, perché siccome che no, mia Pucchi, siamo sopra la tematica qua, no? Ma questo sono sicuro perché ne ho mai avuto. Ti puoi immaginare un titolo del genere quanto dirompente? Sì, appunto... L'ho trovato a proposito, adesso un bel libro di, non so se conosci, Bernard Sergen, Celti e Greci, il libro degli eroi. Celti e Greci. È della Mediterranea e fa l'accostamento tra le antichità dei Greci, dei Celti, degli eroi, parla degli eroi greci e delle epopee, diciamo no. Greci e Celti, di due popoli antichi, insomma. Perché c'è un libro di Dumézi che si chiama Il libro degli eroi, però è dedicato agli Ossetti. Ah, gli Ossetti? Sì. Ma è un vecchio libro di Dumézi. Ah, Dumézi, Giorgio Dumézi, il libro degli eroi, sentite. Simbolo degli eroi, sì. È proprio uno studio sulla mitologia degli Ossetti, dell'Ossetia praticamente, sì, sai, sì, che è famosa la cronaca per la cosa che con la vicinanza della Cecenia. Sì. Ho scritto questo. oltretutto sono anche un poco grafomane, ora scrivo tutto, agende piene di titoli, tutto da buttare via tutto un giorno. Niente, è tutto qua, dopo niente, ancora arrivare i famosi ineomerici, non so. Ma i ineomerici si integrai dentro sull'Iliade, ora sei tutti. No, non sono a parte. Gli ineomerici sono a parte. Comunque è un'edizione burro, sai. Ma non riesce a fare. Ma c'è una vecchia. C'è anche un'edizione della Sansoni con una appendice La guerra delle rane. Bellissimo la Sansoni, la cosa delle Sansoni. Ma l'ha fatta con un ineomerici, hai in aggiunta La guerra delle rane. Sì, i volumi qui grossi, vero? Qui no, questo, ma sì, quelli vecchi avevano edizione con la copertina gialla. Sì. Comunque guarda che qui in Veneto c'è stato un grande acquisto di ineomerici, eh? Sì. Sì, da quello che si dice. Non riesco, non so, pare che sia, sembra che sia qualche magnete che devia il libro, non so. Io non riesco, che mi arriva. Sì, ordine, continua a ordinare, ma va bene.
E niente, sto qua che sei ogni giorno, che sei un'ape che vieni a trovarmi, entri in casa. Bene. Guarda che l'ape è una messaggera di Afrodite. Lo so. E se tu c'è un mito in cui c'è una persona che viene punita da Afrodite perché scaccia via l'ape con la sua messaggera, eh? Aspetta, che finisce Maria, veramente di che sono fuora del testo. Comunque, ogni giorno, no, sarà una settimana, verso le due ore, mezzogiorno e mezzo, due e mezza, tutti i giorni, le due ore viene dentro, no, dove che so, sia che sia seduto, sia a tavola, no, sia a 2 metri di distanza sul divano, e viene là, mi si il viso proprio, È una messaggera di Afrodite, comunque, sappilo. Torno e dopo va fuori. Io non so, è un messaggio, eh? Sì, ma ogni giorno sarà una settimana proprio, Proprio di quei selvatici, proprio viene dentro. Il messaggio degli dèi? Benissimo. Cosa dicono a te, se non lo capisci tu non lo capisci nessuno. No, ma adesso vuol dire, no? Che la gente chissà cosa pensa, ma non mi interessa niente. Quando delle persone credono che uno abbia creato il mondo e si mettono in ginocchio a pregarlo, perché parla a loro e solo a loro, più fai testa del così, cosa devo fare? E quando uno crede che mi è morto per i tuoi peccati, quando non esistono i peccati, può pensare che folli che sono, insomma. Ma sei tu che è contento che so, che sta vigile qua. Cioè, non so, dentro nei piccoli insetti che c'è una complessità, una storia tremenda proprio. Tutto contrario, stamattina in passante c'era uno, un tipo emaciato, magro, che aveva 3 cartelli che gli diceva: è qui la fine del mondo e il Signore sta per arrivare dopo tutte guerre, stupri, omicidi, no, bestie, 3 cartelli con pena reo, no? Sì, la sindrome da onnipotenza, no? Cioè che prende sia potenti sia miserabili. Sì, esatto, sì, perché è l'accostamento potenti e miserabili, cioè che ha stesso ego. Sì, no, ma al di là di questo, tutti quanti hanno un loro rapporto privilegiato col Dio creatore del mondo, no? E loro sono la loro voce. Esatto, sì. E dopodiché Ratzinger e Wojtyla si lamentavano perché avevano troppe concorrenti e pensavano di essere gli unici ad avere un filo diretto con Dio. No, 3 cartelli grandissimi, sì, sì. E qui sta per venire ormai, e tutti scritti che sono reo e gente si fa fare. Sì, dai, mi sei alla fine del mondo, che ce lo fa fare a lavorare ancora? Scusa me. Se ha 3 miliardi, 400 milioni, non lo so, non capiamo niente, noi loro si sanno tutto. Ma secondo, quando qualcuno ti dice che c'è la fine del mondo prossimo, dice: io sono la tua fine del mondo. E dopo sulla Repubblica, per finire, che c'è un articolo su Google che devono fare costruire dei impianti in America, insomma, del computer che controllerà il web di tutto il mondo. Ma questo arriverà, non c'è problema. Cioè l'unico modo per fermare il controllo del web, l'unico modo per fermarlo è riempirlo di dati, talmente tanti dati che sia impossibile selezionare ciò che serve dai dati. Esatto. E basta. Che sia fattibile, sì, ma no, succede, perché quando a un certo punto, adesso ci sono circa 200 milioni di computer, no? 200 milioni di computer mandano in rete, diciamo, X dati ogni giorno. Quando loro devono selezionare i dati che gli servono, per quello che gli servono, da quei dati. Quando i computer diventano 600-700 milioni e i 600-700 milioni di persone manderanno X per tot dati, non sarà più possibile selezionare, e anche se si selezioneranno i dati, saranno sempre in tempi troppo distanti per poter usarli in tempo reale. Per cui è tutto relativo, insomma, lei. Dopo, l'unica cosa che va bene, che funziona, sai qual è? È il tipo di controllo ad personam, cioè i poliziotti si decide di andare in giro per il web e trovano il sito pedofilo, trovano il sito terrorista, trovano il sito. Ma bisogna chi va all'estremo? Sì, ma vanno loro, cioè vanno loro ad personam, non in automatico. No. Invece. Francesco, sì. Se vuoi niente del libro del Sole 24 Ore, Ade a Treccani? No, guarda, oggi proprio tra gli impegni, proprio in questo periodo, sì, di bilanci proprio. Ho detto che viene più
quanti. Sì, tranquillo, come vi dico, comunque ho verificato ieri, mi dico c'è ancora quello su Benedetto Croce. Ah, buon. Se sono novità ti informo. Sì, io spero casomai uno dei prossimi giovedì di dare il piano dell'opera in maniera tale che se qualcuno dei titoli, solo se sono dei titoli interessanti, li possa recuperare. Sì, insomma. Ciao ragazzo. Va bene, insomma. No, in effetti, quando uno come Ratzinger ti viene fuori con una sparata del tipo la chiesa non è contro il sesso, non sai se sbattere la testa contro il muro o se sputare il sesso. No, ma hai anche ragione, non ce l'ha il sesso, lo cancella, lo elimina. A proposito sulla sessualità anche cristiana, leggetevi Teoria del corpo amoroso di Michel Onfray, che è appena uscito, che è un testo che vale la pena di leggere, insomma, che dà anche parecchi spunti, anche se è un libro uscito in Francia nel 2000, c'è anche una bella critica a San Paolo, tra le tante cose, insomma. È uscito perché penso abbia avuto successo qualche altro titolo, allora l'ha trainato. Comunque, se volete appunto affrontare come il monoteismo sia folle rispetto alla sessualità, il trattato del corpo amoroso merita una lettura, insomma. Ah, ricordatevi che è reato dirgli a qualcuno impara a lavorare quando sta facendo il suo mestiere o commette degli errori. Significa offendere la persona, lo dice la Corte di Cassazione. Va bene, Cassazione, vabbè, questa tra Pax e fecondazione, beh, Ratzinger è fuori di testa, già la Spagna gli ha detto di farsi i fatti suoi, la Francia gli ha detto di farsi i suoi, l'Inghilterra gli ha detto di farsi i fatti suoi. Stop ai baci se sono rubati con la violenza, è un'altra sentenza della Cassazione. Sai, c'è una cosa, certe volte gli eventi mettono i monoteisti in difficoltà. Voi sapete di quello che è successo di quella donna che era in coma da 78 giorni per morte cerebrale e è stata portata avanti la gravidanza, è nata una bambina. Bene, giustamente in questo caso la fede non poteva fare assolutamente niente. È stata la tecnologia, la scienza, la tecnica che ha permesso che una donna che era cerebralmente morta possa terminare la sua gravidanza. E Emanuele Severino dice, e allora, cosa secondo natura? E allora, c'è una domanda alla quale non mi sono ancora sentito di rispondere. Su quale fondamento la Chiesa decide di rivolgersi alla scienza per destabilire cosa sia secondo natura, quando è la stessa scienza a dire che le sue leggi sono relative, ipotetiche e provvisorie? Sì, perché appunto si dice... L'embrione non deve soffrire, ma che sappiamo noi del cervello della persona, di una persona che è morta cerebralmente e che viene tenuta in vita soltanto come incubatrice? E se poi gli parla di dignità della persona? Si parla di dignità della persona, vero? La dignità è solo dell'embrione o anche della persona? Ma la persona non ha... cioè, quando si sottomette la madre al feto, significa che la madre, la persona, non è più una persona, ma è un oggetto, è un oggetto in funzione di una non persona, ed è questo uno dei peggiori delitti che ha commesso Ratzinger, che omette Ratzinger la Chiesa Cattolica. E ricordiamo appunto che Emanuele Severino dice, parlando sempre di questo caso, è lo stesso rapporto che Tommaso d'Aquino stabiliva tra la fede e filosofia, la ragione scientifica, secondo la Chiesa, è autonoma finché non contraddice la fede. Già. E questo è il rapporto con la tecnologia, con la vita. E comunque chiediamoci, tutti quanti i sacerdoti hanno esaltato questo successo della tecnica. Sì. Soltanto però non per... si usano i staminali, Francesco, sì. Questa sera continuerò il nazismo e il cristianesimo. L'altra volta mi hanno detto che vogliono ancora approfondire l'argomento, non è stato abbastanza. E niente, prima di dire questo, però, io vi do l'ultima notizia, che secondo me è una notizia rivoluzionaria. Stava già scritto nel libro dell'Anticristo, ma le persone non l'hanno notato. Dalle capinere agli scoiattoli, i nuovi habitat influenzano il DNA. Ma se l'habitat influenza il DNA, qualunque habitat lo può influenzare qualora noi con la nostra volontà vediamo cose diverse o viviamo in maniera diversa, per cui noi potremmo essere anche i padroni del nostro DNA da lasciare ai nostri figli.
riflettete, vi lascio con l'ultimo pensiero. Va bene, morire, Francesco. D'accordo. Bene, vi do appuntamento alle ore 19, vi ricordo sabato 24 c'è il rito del solstizio d'estate e ci sentiamo alle ore 19. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Vado immediatamente con la pubblicità.